Allora, qui con me, World of Peace, ci sono Roberto Ferrante e Anna Gianotti, che sono i fondatori di Opera Diffusa, un'associazione che lavora moltissimo su questo territorio. Tra l'altro, oggi presentano delle cose molto carine coinvolgendo i bambini, e lo faccio subito raccontare ad Anna Gianotti, dopodiché passo immediatamente la parola a Roberto Ferrante, che mi racconta di un evento importante per la loro arte. Sì, in effetti l'associazione culturale Opera Diffusa, presente appunto sul territorio, vuole diffondere attraverso l'insegnamento la passione per un'antica arte come quella della scultura e del modellato, per dare comunque ai bambini la possibilità di esprimere se stessi e le proprie emozioni. C'è questa iniziativa interessante di questa tela di 4 metri sulla quale i bambini, utilizzando un unico pennello, se lo passeranno in staffetta? Sì, in effetti di questo se ne occuperà Roberto Ferrante, io mi interesso del lato più di scultura. Ho sbagliato la domanda, Roberto, quindi raccontami la domanda. Sì, in pratica i bambini utilizzeranno un unico pennello composto da sei colori che diciamo riprendono i colori della pace, quindi anche quello dell'arcobaleno, e se lo passeranno uno per volta, insomma, affrontando e non avendo, insomma, timori e paura, insomma, in un gesto di pace, susseguendosi e realizzando un unico lavoro. Ogni bambino farà un segno, una traccia, e l'altro, il successivo, la continuerà per, diciamo, dare un'unione effettiva per il completamento dell'opera stessa, l'opera finale, che andrà devoluta appunto in beneficenza dall'Associazione Opera Diffusa e dai Limitarti, appunto. Ok, Roberto, c'è voi lavorate su Villaritta, abbiamo detto, no? Però la vostra arte è uscita fuori dal confine di questo comune, e il 16 c'è una cosa molto particolare che vi riguarda. Sì, il 16 avremo un momento molto importante, un'installazione permanente di una scultura che abbiamo, insomma, realizzato con oggetti di riciclo, elementi di risulta. E questo si terrà il 16 luglio alla Circumvesuviana, la stazione terminale, e saranno coinvolte, insomma, molte persone, tra cui un consorzio di Genova che si occupa proprio del riciclaggio dell'acciaio. Grazie ragazzi, buon lavoro.